caldo. La prima impressione è che tu hai esordito dicendo maschile escluso da questo universo. Secondo me il maschile in realtà esiste come? Il maschile esiste perché è assente, sì. In questo senso sì. Un'assenza pesantissima, Sì. probabilmente. È rappresentato anche in alcune scene, nascosto sotto al letto, a distruggere, diciamo, i sogni, tra virgolette, in maniera Sì. molto didascalica. Sì, è presente anche fisicamente in alcune scene, ma è soprattutto la sua assenza che lo rende presente. Il maschile per me esiste nella percezione di sé della donna che si racconta. Secondo me lei dice assenza in quanto assenza fisica, ma Sì. è evidente, no, che questa assenza si manifesta anzi quanto più la reazione ad uno sguardo maschile. L'immagine che io voglio dare della donna non è un'immagine vincente, ecco. Io voglio e ho sempre cercato di mettere in scena l'immagine di una donna, diciamo, fra virgolette, perdente, che non riesce più ad avere questa carica appunto di potenza creatrice o comunque di unione, capace di relazionarsi e di creare relazioni. E questa è l'immagine principale che voglio che emerga della donna, che è sicuramente una visione soggettiva. Mia, però io posso raccontare questo, non posso mettere in scena qualcosa di diverso. È ovvio che sempre nel mio caso cerco di portare all'estremo questa mia visione affinché sia più d'impatto. Comunque gli uomini sono un problema, cioè su questo Dopo una premessa una detta, allora battuta. al di là degli uomini, il linguaggio che poi non è il linguaggio degli uomini, è il linguaggio in generale del maschile, è un problema. Io semplicemente tentavo di mettere in luce un aspetto che emerge nel tuo lavoro e che secondo me, e tra l'altro è anche molto bello, che è la fatica di relazionarsi a un maschile che ripropone una visione del femminile a cui è difficile da un lato resistere e dall'altro opporsi. È difficile costruire degli strumenti utili a costruire un linguaggio di tipo Certo, diverso. e qui comunque a parte, diciamo, la relazione di coppia che può emergere, c'è anche la figura femminile del materno nel primo video, che poi è veramente il mio primissimo video in un'animazione digitale, e lì appunto anche questo legame così forte con la figura materna, che è la figura, diciamo, principale nella vita di tutti gli esseri umani, e anche lì problematica, cioè anche quell'aspetto lì che dovrebbe essere comunque rasserenante o in qualche modo anche emancipatorio rispetto a quello che la donna genera, diventa comunque una sorta di legame così forte e allo stesso tempo da cui non si può più prescindere. Tanto da alla fine questo cordone ombelicale che mantiene legate entrambe queste due figure, e i ruoli si invertono, per cui c'è questa bambina che comunque conduce la mamma che sta dietro, e questa sorta di pallottola in forme, palla in forme con questa mano che potrebbe appunto anche lì evocare la presenza di un uomo, comunque di qualcuno che ha aiutato a far nascere questa bambina o bambino, bambina. E quindi è messa in discussione la potenza della donna, che da sempre è stata un ruolo centrale nella storia dell'uomo, dell'umanità. Scusa la domanda, è chiaro che qua anche ci voglia essere un messaggio di fondo che accomuni un po' la donna, no? Questo cordone ombelicale che lega la madre con la figlia, in questo caso, può essere anche il figlio, Sì. è vista come una cosa positiva o negativa nella società di oggi?
personalmente penso che avere un legame è bello e oggi è impossibile avere dei legami. In famiglia in qualche modo è anche naturale averlo, questo legame. Certo, questo cordone indissolubile che non finisce mai, quindi è qualcosa personalmente di... penso che sia inquietante, nel senso che è un elemento inquietante. In questo caso qui, nello specifico, volevo proprio ribaltare il ruolo. Cioè, di solito è la mamma che guida la bambina, i bambini, eccetera. Qui invece siamo... in una immagine dove c'è la bambina che in realtà guida la mamma. Perché guida la mamma? Perché non c'è forse quindi lei è dietro come una figura che dovrebbe stare a fianco, comunque abbracciata. Di solito la rappresentazione iconografica della donna col bambino e quindi tutta la serie delle Madonne è proprio quella dell'abbraccio, Gesù bambino con la Madonna, quindi un rapporto quasi simbiotico. Qui siamo invece in un ribaltamento dei ruoli, quindi non è positivo secondo me, perché il bambino ha bisogno delle guide, dei riferimenti, e così non... no, secondo me non va bene. Sì, visti in sequenza sono stati veramente una mazzata questi, per me perlomeno, immagino anche per... Sono contenta. Questa mammina su cui tutti mi hanno colpito, sono gli studenti. Veramente. Sì. Che bello. Grazie. Ha fatto l'intento. Sì, l'intento è quello. Sì. Già il termine mammina vi ha fatto pensare. Sì, poi su cui tutti mettono le mani, peraltro, quindi senza autonomia, senza libertà di giudizio, proprio l'abuso simboleggiato in questo primo filmato, secondo me, sì. Molto forte è stato. E anche il secondo video, dove c'è questo uomo che scoppia questi cuori, tra l'altro già cuori neri, quindi proprio non proprio... La carta, la decorazione della stanza. Per poi finire come bambole oggetto, è stato proprio apoteosi. No, in realtà... Poi mi è mancato proprio un po' di speranza, ecco, per me. Sì, personalmente questo aspetto della speranza che non vedi è proprio voluto. Sono poi pessimista, vabbè, però è voluto. Okay. No, anche il carillon finale è proprio un senso di occlusione, no, in se stessa, del femminile, cioè l'assenza di relazione. Ma qual è la soluzione? Cioè, dalle parole che hai detto prima sembra che l'obiettivo, no, senso finale del tuo tentativo di rappresentare il femminile sia quello di un soggetto autonomo che si emancipa. Sì, infatti si emancipa. Però, con tutto il resto che è indietro. Non rimane preda di una visione dell'individuo che è appunto un po' a sé stante nella sua autonomia, nella sua... Invece quello che andrebbe messo in discussione è proprio questa relazione tra uomo e donna. Non l'ho ancora fatto questo video. Nel senso che, a prescindere appunto dalla relazione con il maschile, io personalmente penso che ancora siamo veramente lontano da cercare di plasmare e di essere plasmate per una trasformazione, una trasmutazione stessa della relazione stessa con l'altro. Sarò antiquata o anacronistica, per me questo è ancora vivo, no, questo problema. La relazione stessa. Sì. Per il momento sì, mia madre una volta mi ha detto, ma perché non fai un video? A un certo punto arriva un uomo sul cavallo bianco. Non è il momento adesso, secondo me, di fare questo video. Però è che in queste tre sezioni, che queste donne sono attorniate o meno da altre presenze, la bambina, un fantomatico genitore senza testa, io questo visto, che batte, che siano le presenze che animano appunto queste tre sezioni qua, il femminile è monave, questo femminile non è in comunicazione,
ancora è molto. Sì, è proprio. Sì, sì, sì. No, non vorrei dare una visione veramente disperata di me, però insomma voglio accentuare questo punto. Ogni tanto viene da pensare che il raschiare il fondo del barile del femminile è un po' un atto solitario a volte, cioè c'è un po' questa sensazione qua, no? Qualunque cosa significhi raschiare il fondo del barile del femminile, cioè in questa operazione del raschiare, non so se sono chiaro quello che dico, raschiare il fondo del barile del femminile, cioè direi: cosa sono? Chi sono? Sono quella roba lì? Sono qualcos'altro? I limiti di questo discorso sono sempre un po' flu. Se ne parla o non se ne parla, se ne parla con leggerezza, quando se ne parla non con leggerezza è difficile. È comunque pesante. Sì, è difficile, un po' imbarazzante, no? È un po' indigesto, non so come dire, o no? Bello, Quindi, appunto, la definizione di un'alternativa a questa monade che tu proponi, che a me va già benissimo come punto di partenza, cioè non è che non mi, anzi guarda, dico, ma partiamo da quello, ma bene, cioè non facciamo finta di essere in una grande alleanza e solidarietà, no, quello c'è, cioè, eh no, appunto, lo dico, no, a me va benissimo, va bene, insomma. Benissimo, sbattiamo sta roba sul tavolo, a me va benissimo, sbattiamo sta roba sul tavolo e rimmaginiamo un modo di parlare del femminile in altri termini. Quali sono? Non lo sappiamo, siamo intossicatissime. Tu ce l'hai? Che cosa? Una soluzione da cambiare? Ovviamente no. No, ovviamente no. Tutto quello che mi pare disfunzionale rispetto a questo linguaggio, io dico, sei benvenuto. Sei il benvenuto, almeno è un tentativo quantomeno di mettere in discussione un brodo in cui sei immerso e che comunque non torna.